Ancora una battaglia degli ambientalisti contro il decreto Sblocca Italia, questa volta a finire sotto la lente, è il caso degli inceneritori che, nel caso dell'Abruzzo, richiederebbe la realizzazione dell'impianto per una produzione di 121.000 tonnellate, così come pubblicato tra i dati ufficiali. Il governo nazionale vuole imporre all'Abruzzo l'inceneritore, che attualmente non ha. Eh, lo fa attraverso il decreto Sblocca Italia approvato nel 2014, è un decreto attuativo che è in corso di eh, varo da parte del Governo nazionale. La Regione Abruzzo ci ha detto che eh, rivedrà il suo piano regionale dei rifiuti ed escluderà le, il ricorso all'incenerimento. Peccato però che il Governo nazionale ha chiarito in un documento del Ministero dell'Ambiente che le regioni dovranno adeguare i propri piani al volere del governo nazionale. Quindi ci sarà un'imposizione, non ci si potrà eh, confrontare col governo, eh, decidere cose alternative. Bisognerà attuare, lo dice nero su bianco il governo in questo documento, eh, bisognerà eh, solo attuare le scelte governative. Quali possono essere le conseguenze sull'ambiente della realizzazione di un inceneritore? Beh, le emissioni in atmosfera. Eh, L'Italia è stata chiusa praticamente per, per settimane per la questione delle polveri sottili. E il governo che fa, invece di ridurre le emissioni, ne, produce, ne fa produrre altre. È veramente una follia da parte di questo governo che deve essere eh, rigettata in pieno e subito dal, dalla Regione Abruzzo e da tutti gli enti territoriali.